quello che verrà subito dopo e soprattutto domani sulla premiazione. Non so se il pubblico ha conoscenza, abbiamo i finalisti per il concorso internazionale di chitarra, perché i nostri maestri, i nostri chitarristi vengono prima di tutto e soprattutto per arricchire il nostro territorio con i corsi e con i concorsi, quindi dando la possibilità, certamente pugliesi, ma siamo orgogliosi di ricordarlo, ragazzi che arrivano da tutto il mondo, di crescere culturalmente con noi con la chitarra. Bene, i finalisti sono un ragazzo che è arrivato da Israele, un argentino come loro, un polacco e un bosniaco, quindi siamo orgogliosi di essere qui in un concorso che non è internazionale solo sulla carta, ma assessore, internazionale per davvero, giusto? Sì, non c'è dubbio, è un festival internazionale che ormai da anni ha anche un grandissimo valore formativo. E in questa chiave si spiega anche l'importanza del concorso che anche quest'anno ha avuto una sua realizzazione. Ha un valore formativo perché educa a pretendere sempre il meglio da se stessi, a vincere in fondo la timidezza, e quindi da questo punto di vista credo che il festival faccia a pieno il suo lavoro. E poi è indubbiamente per molto, io dico spesso, con l'occasione per ripeterlo, una grandissima vetrina. Abbiamo visto delle splendide serate a Casina Buttiglione, dove grazie al festival abbiamo potuto celebrare la musica in un luogo che è un po' un intreccio tra popoli e culture, Svevi, Angioini, Aragonesi, Bizantini, storie di dominatori che, incantati dalla bellezza dei nostri luoghi, non hanno potuto che accrescerne il fascino, lasciando testimonianze di inestimabile, di incommensurabile valore, testimonianze che non sono soltanto fonte di arricchimento culturale, ma anche di nutrimento dello spirito. La cripta di San Nicola, il villaggio di Petruscio, Santa Margherita e così via. Quindi ecco, scusa, abbiamo un attimo, assessore, il festival diventa un po' l'ambasciatore del nostro territorio, perché tutto quello che hai raccontato ruota attorno ad un territorio, il festival è la scusa per scoprirlo. Certo, la cultura è intesa non come un ramo secco da tagliare a tutti i costi, ma come un vettore di sviluppo, un vettore capace di contribuire in maniera molto seria alla crescita e allo sviluppo di un territorio. D'altro canto la valorizzazione deve sempre e comunque restare la stella polare del nostro operare politico e amministrativo. Bene, mille